Wow, che bel cielo azzurro! Ragazzuoli! Avete visto che cielo incredibile che c'è oggi? Secondo me nevica prima di sera. Ormai sta nevicando in tutta Italia. Il Veneto, mi sa che gli tocca tra un po', almeno nelle mie zone. Di cosa voglio parlarvi oggi? Perché ogni volta che vado a fare la spesa mi piace portarvi con me per parlarvi di varie cose, specialmente di libri, ovviamente, essendo un canale di libri, che logica che c'è. Di cosa vi parlo oggi? Dell'ultimo che ho finito di leggere, ovvero dell'Impronta Scarlatta di Richard Austin Freeman, con questa bella copertina, questa appunto l'Impronta Scarlatta che è la protagonista del libro. Libretto piccolo, finito in un paio di giorni veramente, infatti adesso ne ho già cominciato un altro e noi andiamo piano piano. Oggi c'è proprio quel freddo giusto, non è né troppo freddo né troppo, tra virgolette, caldo per potersi mettere a nevicare, chissà che. Una giornata veramente con un cielo che stranissimo, non l'avevo mai visto finora. Avevo visto delle giornate nuvolose, per fortuna ce ne sono state tante di soleggiate, avevo visto tante giornate nuvolose, ma mai con queste nuvole così basse, così promettenti. Quindi ho detto vado a fare la spesa, che non si sa mai che dopo mi toccherà usare il gatto delle nevi, quindi non avendo il gatto delle nevi, giustamente. Come siete con gli alberi? Lo state mettendo via? Ah, io mi ero persa in questi discorsi assurdi, come al solito, invece di parlarvi del libro. Allora, questo libro qua, L'Impronta Scarlatta, devo dire che mi ha ricordato tantissimo lo Sherlock Holmes, ma di tipo moderno, ovvero quello interpretato dal fascinoso Robert Downey Jr. Mi ha ricordato tantissimo quello, tant'è che dopo un po' io francamente, leggevo le battute di questo John Thorndike, che sarebbe lo Sherlock Holmes di turno, e ci vedevo la faccia alla recitazione di Robert Downey Jr. Perché? Perché ha quel modo di fare molto strano, no? Non sai mai cosa sta combinando, poi si chiude dentro il laboratorio perché appunto c'è di mezzo un'impronta e bisogna scoprire se davvero è un'impronta vera o è stata, come dire, non si sa cosa è stato fatto con questa impronta, non vi voglio spoilerare niente. Comunque la vicenda è presto detta, c'è questa famiglia facoltosa che si occupa anche di diamanti. Una sera viene depositato da uno dei nipoti, di questo magnate dei diamanti. E il giorno dopo, questo nipote, scusate, sto guidando, non ho neanche acceso i fari, complimenti, dopo tre quarti d'ora di guida, accendiamo il riscaldamento che sto morendo dal freddo. Allora, uno dei due nipoti deve depositare un sacchetto di diamanti, quindi stiamo parlando di un valore elevato, deve depositarlo in cassaforte per conto dello zio. Però lo zio il giorno dopo torna ad aprire la cassaforte e i diamanti non ci sono più. E nella cassaforte cosa viene ritrovato? Viene ritrovato il foglietto su cui era appunto stato annotato questo deposito di diamanti con alcune macchie di sangue e un'impronta ben precisa. E l'impronta corrisponde all'impronta del nipote. E cosa succede? Succede che la polizia fa uno più uno, come al solito, stiamo parlando, la vicenda si svolge ai primi del Novecento, quindi si era ancora agli albori della scienza forense. La polizia fa uno più uno e cosa fa? Arresta questo nipote. Però entra in scena questo John Thorndike, che sarebbe lo Sherlock Holmes di turno, come dicevo prima, che non è affatto convinto che sia tutto così facile. Perché? Prima di tutto perché anche al lettore stesso viene da dire ma scusa, è davvero deficiente il ladro che ha preso i diamanti a lasciare la propria impronta. Aspettate che parcheggio la propria impronta appunto all'interno di questa cassaforte, voglio dire, vuol dire proprio una dichiarazione di colpevolezza bella e buona. Bene, io sono arrivato intanto al mio supermercato di fiducia. Anche se è un po' caretto, devo dire, però insomma è vicino a casa come avete visto, quindi vengo qui.
Questi sono assolutamente cavoli miei, non ve ne frega niente, e quindi proseguo con questo libro qui che, come ho detto, si svolge nel 1907. Di più non vi dico perché sennò vi rovino un po' la vicenda. È un piccolo episodio, e quando i libri sono così piccoli e c'è di mezzo un investigatore, è come guardare un episodio di una serie TV. Però è piacevolissimo, specie perché c'è questo tipo di scrittura ancora all'antica, ci sono i personaggi, come gli uomini si comportano con le donne, questa cavalleria che ormai al giorno d'oggi, ciao, ciaone proprio, c'è questo modo galante di porsi tra le persone, no? Senza essere volgari, senza essere bruschi, c'è questa gentilezza di fondo che ormai al giorno d'oggi si è proprio persa, perché oggi non ci sono più limiti, insomma, basta un niente e le persone scattano, si arrabbiano, rispondono male, cosa che una volta, almeno forse tra le persone facoltose, perché qua stiamo parlando di una famiglia facoltosa, non succedeva, insomma, c'era questo modo così elegante, come ho già detto, di rapportarsi al prossimo. Quindi questo Richard Austin Freeman con l'impronta scarlata lo consiglio vivamente, specie perché, come vi ho detto, è come ritrovare lo Sherlock Holmes che conosciamo, molto più famoso. Ha lo stesso modo di fare, la stessa pacatezza, la stessa personalità da volpe, come si dice, no? Quello che sa già tutto, però deve trovare la prova, quindi sì, magari sparisce per un po' di tempo. Dicevo, scusate, ogni tanto arriva gente, ma non per non farmi vedere come una fuori di testa. Non riesco a abituarmi a parlare, a fare i vlog in mezzo alla gente, ma dovrò, in quest'anno io ho delle idee, io voglio portarle in porto, perché è troppo divertente mettersi alla prova. In certo senso innervosisce, fa un po' paura, però bisogna, dai. Cioè, YouTube è pieno di gente che va a fare le cose più assurde in mezzo alla gente, senza far del male a nessuno, ovviamente, però. Dai, bisogna, come dire, alzare un po' l'asticella ogni tanto, no? E andare a fare cose un po' più interessanti anche fuori casa. Vedremo cosa riesco a combinare. E dicevo, niente, questo modo di fare che ha questo John Thorndike, che ricorda molto, appunto, lo ripeto per la 300ª volta, lo Sherlock Holmes che conosciamo meglio. È un bel libretto, è un bel caso, anche perché c'è un misto tra indagine fatta dalla polizia, un'indagine fatta dallo stesso Thorndike, che usa dei metodi particolari per analizzare questa impronta. Ci viene spiegato come si faceva a quei tempi per fotografare, anche ci viene spiegato un po' di elementi di fotografia dei primi del Novecento, che è affascinantissimo, secondo me, perché quei poveretti, no, non c'era CSI. Quei poveretti avevano dei mezzi a disposizione veramente preistorici, però sì, ci stavano lavorando, perché già il fatto di poter analizzare, confrontare un'impronta ritrovata voleva dire parecchio, insomma, quindi già la polizia cominciava ad avere dei metodi un po' più sicuri, attendibili, per arrestare, insomma, chi commetteva dei crimini. Quindi un po' gli albori della CSI, gli albori degli investigatori, che mescolano medicina, scienza e anche la legge stessa, perché questo John Thorndike, secondo me doveva scegliergli un cognome un po' più, non so, come Sherlock Holmes, va bene, no? Thorndike, un po' ti risulta un po' ostico, ecco. Cosa stavo dicendo che non mi ricordo più? Ah sì, è mattina, scusatemi, io prima delle 2-3 di pomeriggio non funziono, no, scherzo. Questo John Thorndike sia un medico, lavora all'ospedale, sia un mezzo scienziato e anche un avvocato, quindi mescola forse le parti più interessanti, le mescola tutte quante assieme per poter avere un quadro più completo. Di un caso, ecco, di uno che sembra un colpevole, però magari dopo non si sa se lo è, è troppo facile. Scusate, c'è sempre il mio cavalluccio marino qui. Tintin, saluta tutti. Quindi niente, ve lo consiglio, ho trascinato questa recensione anche troppo a lungo, adesso vado a farmi la spesetta. Vi saluto, grazie di aver guardato questo video e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao bella gente.